A un certo punto Socrate si risveglia, entra, si scusa con Agatone, Alcibiade dice sì, conosciamo questo stato mentale di Socrate. Quindi, come dicevamo, è il servo di Agatone che trova Socrate sotto il portico, lì, insomma, in meditazione, assorto tra sé e sé. Pertanto questa questione di Galimberti mette in scena Alcibiade, Portico, Crisi, Atopia, sono soltanto delle raglianti panzane, raglianti panzane, va sottolineato. Ma ascoltiamo come San Dumberto motivò l'improvvisa crisi atopica che secondo lui colpì Socrate. Socrate ci vuole segnalare che se tu vuoi entrare nelle cose d'amore, devi entrare in una condizione di atopia. Ora, questa segnalazione che lui dice, no, di Socrate, che per entrare in cosa d'amore, insomma, deve entrare in una condizione di atopia, è un'altra bislacca invenzione della sua mente conchiglia. Perché, insomma, Platone non spiega affatto il motivo per cui Socrate si ferma lì sotto il portico, no? Non c'è nessuna spiegazione. Ma neanche negli altri dialoghi, cioè, noi di fatti in questo libro che citiamo, L'impostore glorioso, Umberto Galimberti, L'impostore glorioso in questo nostro saggio, scriviamo intorno a questa questione, citando anche il Fetro, insomma, facendo delle argomentazioni di un certo tipo, sul fatto che Socrate poi non ha mai scritto niente, quindi scriveva in qualche modo, come dice Platone nel Fetro, scriveva nell'anima, quindi aveva bisogno di questi momenti di riflessione, valutazione, dove stava concentrando in se stesso per fissare le cose nella sua anima. Quindi queste cavolo di crisi da Platone, come chiama attacco di atopia, per entrare nelle cose, sono cazzate allucinanti. Che non salgono in cielo né in terra. Lui dice, beh, si è fermato lì perché per segnalare che se vuoi entrare nelle cose d'amore devi entrare in una condizione di atopia. Cioè Galimberti, come se dicesse, siccome lì si doveva discutere d'amore, che questo lui lascia apparire, insomma, non lo dice, non lo allude chiaramente, allora Socrate, siccome lì si parlava d'amore a casa di Agatone, allora prima lui si è dislocato dalla ragione per entrare, no, in questa dimensione folle, dove ovviamente, insomma, lì si è andato a, non lo so, magari a rimemorare o a ascoltare cose d'amore per poi riferire poi dopo, parlare poi dopo in questa cena, insomma. Ma questo è tutto falso, perché chi ha letto il simbolo lo sa che poi sarà Erissimaco a dire, insomma, a proporre di fare un elogio ad Eros, lui dice suggerimento di Fetro, cioè, quindi non si sa in precedenza qual è il tema della cena, come lui fa capire che l'amore, sono palle allucinanti queste. Per cui Socrate non si è fermato sotto lì perché prima di parlare d'amore veniva a dislocarsi dalla ragione. È una cazzata allucinante questa qua, no? Anche la questione che lui dice questa cosa, il teatro della Busacca, in cattedra. Io appaio come quello che so, che comunica loro qualcosa che loro non sanno. Ma lui qua dice delle cazzate allucinanti, no? Sta disinformando, sta facendo diseducazione, sta ovviamente dicendo cose aspecifiche, ascientifiche, tutt'altro che filosofiche, possiamo dire idiozie cialosofiche. Queste sono vere e proprie idiozie. Insomma. Va bene, ma comunque, ascoltiamo ancora cosa disse poi Sant'Uomo nel seguito del racconto. A un certo punto Socrate si risveglia, entra, si scusa con Agatone, Alcibiade dice sì, conosciamo questo stato mentale di Socrate, sappiamo che anche nella guerra a Salamina ogni tanto restava incantato 24 ore su 24, suscitando l'ilarità di tutti i suoi commilitoni. Quindi a un certo punto Socrate si sveglia, cioè, la cosa non è interessante, Socrate si sveglia, ma poi è un attacco di atopia, insomma, o un attacco di narcolessia, insomma, un attacco di sonno improvviso, perché lui si sveglia, ma come stava lì in sala, ma cos'è questa atopia, questo dislocarsi nel sonno? Infatti poi lui dice che noi facciamo esperienza della follia in altri contesti, quando ci addormentiamo, il teatro del sogno, della follia, e altre parti di questo tipo, no? Comunque dice, Socrate si risveglia, guarda Agatone,
Alcibiade dice sì, conosciamo questo stato mentale di Socrate. Alcibiade è un psichiatra, insomma, già conosceva già questo stato mentale di Socrate, insomma, è un psichiatra antilitteram. Cioè, a parte il fatto che, insomma, lo svegliassimo e uno si è addormentato lì, ma insomma, in effetti, cioè, uno si addormenta in piedi solo come un cavallo. È miracoloso anche questo, no? Cioè, Galimberti dice che Socrate è addormentato in piedi, fisso, immobile, come un cavallo. Il cavallo dorme in piedi e anche Socrate dorme in piedi, però così. E poi si è destato e si è ricordato che doveva andare da Agatone, no? Infatti poi dice, vabbè, Alcibiade, ma io lo so, stato mentale di Socrate, le conosco queste cose, perché... Anche nella guerra a Salamina ogni tanto restava incantato 24 ore su 24, suscitando l'ilarità di tutti i suoi commilitoni. Nella guerra a Salamina, dice lui, no? Nella guerra a Salamina, o forse nella guerra di Salamina, non si sa bene, perché, insomma, nel simposio non c'è Salamina, non ci sono Salamini a tavola, no? Non ci sono, sono proprio esclusi Salamini. Cioè, invece, lui si parla di Podidia, insomma. Quello che cita Alcibiade quando poi entrerà alla fine e farà l'elogio di Socrate, no, di Eros, dirà che la campagna lì, dove lui è stato 24 notte e giorno così in piedi, eccetera, è a Podidia, non è Salamina. Però Galimberti a volte lui c'era questi giri, queste cose. Però l'altra cosa interessante è che resta incantato Socrate, incantato, non è che se avesse subito qualche sortilegio di sorta, è rimasto così, no? In mezzo alla battaglia, poi dirà lui, in mezzo alla battaglia, no? Il maestro lì dice, ma chissà, mistero, perché insomma, questo santo, sanno un bello di questi misteri, ne fa tanti, no? Anche questo sarà un mistero, so che abbiamo un attacco di utopia, una crisi, poi un attacco di utopia, poi dice che si è addormentato perché si risveglia, poi dice addirittura, va a dire al Cebile che Socrate a Salamina, è rimasto incantato, ma non lo so, insomma... E lui comunque è lì in cattedra, no? Che è tutto bello sorridente, abbronzato così, no? E dice io appaio come quello che so, che comunica loro qualche cosa che loro non sanno. Ecco cosa gli dice, guarda scienza, e fondeva lì, insomma, al teatro della Lusaca.